L'edizione numero 31 del Giro del Veneto a tappe prende la partenza da Adria, con Adriano Zambon che è il riferimento principale di questa manifestazione. Scambiamo alcune impressioni. Condizioni meteorologiche bellissime per la giornata di apertura, ma se guardiamo questa edizione del Giro del Veneto a carattere generale, quali sono le sensazioni alla vigilia della partenza? Beh, intanto oggi devo ringraziare la direzione del centro commerciale La Fattoria di Rovigo, che si trova sulla statale Adriatica, il civico 16, che ci ospita oggi per la presentazione delle squadre. Poi ci trasferiremo ad Adria, dove alle ore 17 partiremo con la cronometro. Mi sembra che fino a questo momento, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista dell'organizzazione, sia fili tutto liscio, tutto perfetto, giuria che mi sembra abbia sviluppato in qualche modo le operazioni preliminari, così pure sono pronti i cronometristi, la segreteria è pure pronta, noi siamo qui pronti a partire con le prime squadre alle ore 17. Dal centro commerciale La Fattoria, ci troviamo in provincia di Rovigo, prende la partenza il Giro del Veneto a tappe. Con noi il direttore Marco Cavallaro. Beh, ha un significato speciale questo momento di aggregazione sport e economia. Sì, allora per noi è una cosa abbastanza usuale essere vicini al territorio in queste occasioni e per queste tipologie di eventi. Con il ciclismo poi in particolare noi abbiamo fatto diverse collaborazioni in passato con la Lemic, che era una squadra appunto ciclista di Rovigo, per cui abbiamo una certa dimestichezza appunto con questo sport. Molto volentieri abbiamo aderito alla proposta di fare da sponsor all'evento, e quindi ben volentieri oggi troviamo ad ospitare tutte le squadre che partecipano al Giro. È un progetto che avrà continuità? Magari, se si trovano bene qui in fattoria, benissimo, come no, certo. Godiamoci questo Giro allora. Certo, buon Giro a tutti. Prende la partenza da Adria questa 31ª edizione del Giro del Veneto a tappe. Crono, squadre, giornata di apertura dunque in questa terra veneta che ospita appunto questa competizione. Sono 13 chilometri da compiere con la formula della cronometro a squadre. Un circuito molto scorrevole, quello disegnato ad Adria dall'organizzazione eventi sportivi di Adriano Zambon, con gli atleti che saranno obbligati a spingere sui pedali per far segnare il miglior tempo. Anche un po' di vento ha aperto a questa prima prova. 174 i corridori alla partenza, 25 le formazioni che cominciano a mulinare su questo percorso, come avevo detto, molto ben disegnato. 13 km, il miglior tempo consentirà al leader della classifica di indossare per la seconda tappa la maglia di leader. Tanto pubblico e soprattutto tante famiglie, tanti ragazzi abbiamo visto sulle strade di Adria. Questo, Mario, non può che far piacere per la promozione del ciclismo in questo territorio, il territorio polesano, che magari troppo spesso è dimenticato oppure fa i conti con tante difficoltà che attanagliano società e sponsor. Quest'anno Adriano Zambon ha pensato di fermarsi in questa località, Adria, per l'appunto per due giornate. Intanto sul traguardo cominciano ad alternarsi le formazioni per gli ordini d'arrivo, tanta attenzione. I distacchi poi per quanto riguarda le prime 10 formazioni sono cortissimi, andremo poi anche a vedere l'ordine d'arrivo. Intanto l'attenzione è altissima e l'emozione anche per la prima giornata, che è un po' come dire il primo giorno di scuola. Esattamente così, c'è da testare la gamba, c'è da capire la squadra come sta e misurare quello che si dice in gergo la febbre. Abbiamo visto al via la Zalfaro Mobil Desiree Fior, sicuramente una delle formazioni più attese. Prima della Zalfaro è scattata anche la Colpack Ballam, ma nel frattempo giunge sul traguardo la Opla Petroli Firenze, che fa segnare il miglior tempo provvisorio. Subito dopo la volta della Colpack Ballam arrivano addirittura in 7 i portacolori della formazione bergamasca guidata da Flavio Mio,
e riescono a ritoccare di 5 secondi il tempo della Opla e quindi si portano al comando. Intanto si concludono le partenze con la Sissio Team, ultimo team a prendere il via ad Adria. Saranno 7 le maglie da vestire in questo Giro del Veneto. Andremo a riepilogarle in questa nostra sintesi una per una e capiremo anche chi sono i corridori che partiranno il giorno dopo con la maglia di leader. E intanto arriva la Zalf ed è clamoroso perché per appena un secondo gli uomini, diretti in questa occasione da Filippo Rocchetti e Renato Caramel, riescono a far segnare il miglior tempo assoluto. 14 minuti e 48 secondi completano i 13 km ad oltre 52 km/h di media. La maglia rossa dunque sulle spalle di Federico Biagini, Zalf Mobile Désilets Pior, lo riconosceremo con il dorsale 154 alla partenza del giorno dopo. Maglia bianca invece per il giovane Mirko Bozzo, la maglia patrocinata dalla Lames, e poi invece tutte le altre formazioni che hanno chiuso rispettivamente in seconda, terza, quarta posizione, quindi la Colpack Ballan, l'Opla Petroli Firenze, quindi il team Technips in Emilia Romagna e l'UC Trevigiani Energia Pura Marchiolla, si aggiudicano le altre maglie speciali di classifica con punteggio a zero che poi andrà aggiornato strada facendo. Premiazioni e vestizioni delle maglie di leader prima delle interviste. A Federico Biagini la prima maglia di leader, grossa, grande prova a cronometro su un percorso che non lascia respiro. Vi siete organizzati bene però. Sì, era un percorso un po' particolare nel primo pezzo dove avevamo la possibilità di far ritmo e l'avevamo studiato bene e ci eravamo preparati. E penso siamo arrivati qua con la convenzione giusta e siamo riusciti a ottenere il miglior risultato. Tra le asperità, usiamo un termine forse improprio, ma il vento ha creato disagio? Il vento sinceramente era forse più forte durante la prova percorso che in gara, o almeno così la sensazione, però siamo riusciti a gestirci bene anche nel pezzo di ritorno che c'era il vento un po' più contrario e infatti abbiamo anche, penso, recuperato in confronto ad altre squadre, andando più regolari. Adriano Zambon e gli organizzatori hanno scelto un bel tracciato, a tuo parere? Sì, un bel tracciato, qua con la partenza sul pavé anche era un po' tecnico e quindi anche era importante saper guidare bene la bici, soprattutto se poi la crono si gioca sui secondi, e poteva fare la differenza. Adesso c'è una maglia da difendere, già da domani. Già da domani bisogna sicuramente stare attenti, cercherò di portarla fino all'ultima tappa, che sarebbe molto bello, però pensiamo anche giorno per giorno, ogni gara in base ai miei compagni che sono più adatti magari. Dopo la prima frazione del 31esimo Giro del Veneto a tappe da Adria, dove ritorneremo poi fra l'altro anche domani, abbiamo incontrato il sindaco Massimo Barbujani, riconfermato, rieletto sindaco. Sì, beh, da 15-20 giorni che sono sindaco, praticamente è il mio debutto da quella fascia a livello sportivo, è una manifestazione che l'amico Giovanni Cattozzi ha organizzato insieme a tutta l'organizzazione, è una tappa molto importante per noi, una vetrina molto importante, Adria non è abituata a questo tipo di manifestazione, anche se ci sono molti ciclisti che ogni domenica vedo che vanno sul Delta del Po, tra l'altro domani ci sarà la tappa Delta del Po Adria, perciò una classica, speriamo bene, insomma, mi fa molto piacere che questa tappa sia stata dedicata a Cesare Franzoso, che è uno sportivo che ha dato tantissimo al mondo delle due ruote locali. All'amministrazione soddisfatissima allora, pronta a ripetere non solo domani ma anche nelle prossime stagioni. Lei sta parlando con un uomo di sport, sono stato campione italiano di rally, perciò lo sport è nel mio DNA. Ci sono tante difficoltà, dobbiamo capire che sicuramente avremo creato del disagio, ma la vetrina che oggi abbiamo offerto è una vetrina importante e ne vale veramente la pena di fare questi tipi di investimento. La seconda tappa del Giro del Veneto a tappe parte dalla Sacca di Scardovari, siamo in provincia di Rovigo, una corsa piatta, 139 km, l'insidia, il vento. Un vento da classica del nord, davvero un percorso questo, è disegnato sulle strade del Polesine, bisogna fare i complimenti agli organizzatori perché hanno saputo riscoprire queste strade in una chiave nuova e che sicuramente saprà dare degli spunti interessanti, merito a Mirvano Mazzetto e a Vittorino Gasparetto che si sono dati da fare proprio con il comitato tappa. Infatti sono quei luoghi, magari pochi conosciuti al ciclismo, ma con questa uscita, con
con questa tappa ritornerà sicuramente il ciclismo in questi luoghi affascinanti e di villeggiatura. Secondo posto ieri, l'apertura possiamo dire decisamente bene, oggi cambia musica anche se il percorso è completamente piatto. Il giro è appena iniziato, i tuoi obiettivi? Sì, ieri abbiamo fatto un'ottima prova di squadra e peccato per giusto per un secondo e mezzo abbiamo perso la cronosquadra, però siamo motivati, abbiamo una buona squadra e vediamo di far bene già anche oggi. Domani cambia, da domani in poi cambia il percorso, diventa più tecnico, le salite, su questi tratti cosa pensi di poter fare? Sì, oggi sicuramente è piatta e quindi probabilmente si arriverà in volata, domani invece è un po' più selettiva all'inizio, quindi penso di riuscire a tenere il gruppo, vediamo un po' come sto anche domani per arrivare ancora in volata se si riesce. Nicolas Gomez, oggi tappa completamente piatta ma percorso più simile ad una grande classica del nord, che frazione ci dobbiamo attendere? Sicuramente ci sarà da divertirci, noi abbiamo il nostro uomo di classifica Kirill Zarenko e niente, dobbiamo tenerlo lì davanti e provare a fare la volata finale. A proposito della classifica generale, ieri è andata bene la cronometro a squadra, terzo posto ad appena 6 secondi dalla vetta. Sì, siamo contenti della nostra prestazione, e ci sono alcune cose da migliorare, però è andata bene, diciamo. E Nicolas Gomez lo spunto veloce non l'ha perso? No, non l'ha ancora perso. Corsa piatta, questa seconda tappa, data quindi alle ruote veloci e i leader delle varie classifiche possono essere attaccati però quest'oggi dalle formazioni dirette antagoniste. Ne vedremo delle belle su questo percorso che non presenta difficoltà di natura altimetrica, però come abbiamo detto prima il vento farà la differenza e poi chi vorrà attaccare le maglie di leader dovrà mettere la faccia avanti agli altri. E soprattutto bisogna stare attenti a questi primi 30 km di corsa, disegnati tutti intorno alla sacca di Scardovari che ci regala queste panoramiche davvero straordinarie, ma che sono interamente spazzati dal vento laterale. Infatti questa zona costiera vicinissima al mare, anzi siamo all'interno del mare e quindi i colpi di vento possono nascere qualsiasi momento e quindi bisognerà prestare attenzione. Potrebbero nascere anche dei ventagli e sarà anche importante prenderli se i ventagli dovessero nascere nel corso di questa prima sezione della corsa, perché poi si entrerà insomma nel territorio di Adria uscendo dalla località e dalla provincia, diciamo dalla provincia di Rovigo. E attenzione, perché sembra quasi che gli uomini di Adriano Zambon, oltre a disegnare un percorso ideale per tentare le fughe, abbiano anche prenotato una giornata con un meteo perfetto per scatenare la bagarre. Infatti ci sono nuvole, le vedete là sullo sfondo, ma soprattutto un vento che continua ad infastidire il gruppo. Infatti non ci mettono tanti chilometri gli attaccanti a far nascere un'azione importante. Se ne vanno ben 17 corridori e riescono a guadagnare nel volgere di poche pedalate una quarantina di secondi sul resto del gruppo. Andiamo a conoscere, Mario, questi attaccanti, perché bisogna sottolineare come ci siano all'interno di questo gruppetto ben 4 portacolori della Zalfero Mobil Desire Fiore e in particolare anche il leader della classifica generale Federico Biagini. Questo significa che la Zalfa ha deciso di non aspettare e non difendere, ma di passare direttamente all'attacco. Infatti lo vediamo nell'inquadratura, eccolo qua, con il dorsale 154, Federico Biagini che è leader della classifica generale e si dovrà difendere oggi dagli attacchi delle altre formazioni. Quindi ben fa la Zalfero Mobil Desire Fiore a proteggere il compagno di squadra e creare quelle opportunità per difendersi dalle altre formazioni che potrebbero fare la differenza. Non bisogna perdere l'opportunità per rimanere nelle posizioni che contano e attenzione, perché con lo scorrere dei chilometri anche il tempo, le condizioni meteorologiche si stanno guastando. Sì, il meteo sta peggiorando, intanto si esce dalla sacca degli Scardovari attraverso questo splendido ponte sulle barche, noi andiamo proprio a conoscere i 17 protagonisti di giornata. Insieme con Biagini ci sono Cordioli della Sissio Team, Gomez e Nencini della Opla, Carollo, Granger e Gavilli della MGK Viss, Ambrosini che è maglia ciclabile
Flamino della classifica punti e Cretti della Colpac Ballan, insieme con loro Petrelli della Tecnaips, Baseggio della Trevigiani Energia Pura Marchiol, quindi Pesenti della Beltrami TSA e insieme con Biagini, come abbiamo detto, tre compagni di squadra, e si tratta di Guerra, Guzzo e Zecchin. A questo punto scorre, siamo intorno al 75esimo chilometro di gara, sostanzialmente a metà della tappa, e il gruppo accusa un primo e 20 secondi di ritardo. Fra poco ci sarà anche il passaggio, lo vedremo, il primo passaggio nel centro di Adria, che ha ospitato ieri la prova crono squadre, una giornata magnifica, baciata anche dalle condizioni meteorologiche, quello che non sono oggi, perché sarà pioggia battente nella seconda parte della corsa, e quindi il gruppo dovrà faticare intanto per recuperare. C'è lo spazio, ci sono ancora i chilometri, i corridori al comando stanno facendo però la differenza. Sì, da notare che non è che il gruppo sia stato a dormire nell'accusare un minuto e mezzo di ritardo, ma davanti si è davvero andati fortissimo. A guidare il plotone sono state soprattutto le maglie della SIAS Rime, determinate ad inseguire i fuggitivi che nel frattempo, come annunciavi tu Mario, sono al passaggio sulla linea del traguardo, con il traguardo volante che viene vinto da Matteo Baseggio della UC Trevigiani Energia Pura Marchiol davanti a Gianluca Cordioli e Tommaso Nencini. E per Matteo Baseggio, che già vestiva la maglia dell'Intergiro, a fine tappa ci sarà anche la maglia di leader della classifica dei traguardi volanti. A questo passaggio, a questo punto della corsa, il gruppo si riavvicina ai 17 battistrade e transita con una quarantina di secondi di ritardo. A questo punto però anche in testa alla corsa si spezza l'accordo e iniziano gli scatti. Iniziano gli scatti, ci comincia a frantumare questo drappello, il gruppo si avvicina sempre più, c'è aria di rimescolamento, e quindi prima della conclusione di questa corsa nasceranno situazioni completamente nuove e accattivanti. E infatti a rompere gli indugi in testa ci pensa Federico Guzzo della Zalfero Mobil Desiree Fior, che dopo non aver trovato l'accordo, ancora il supporto dei suoi compagni d'avventura, tenta di andarsene tutto solo. Di lì a poco sulla sua ruota si riporta anche Gianluca Cordioli della Sissio Team, mentre alle spalle di questi due il drappello dei 17 si sfalda completamente, si spacca in più tronconi, e sono quattro gli atleti che riescono a rientrare sulla ruota di Guzzo e Cordioli. Si va così a formare un sestetto composto da Benjamin Granger della MG Kavis, da Matteo Ambrosini della Colpac Ballan, da Gabriele Petrelli del team Tecnaips, da Andrea Guerra della Zalfe e poi ovviamente da Cordioli e Guzzo, che già erano in avanscoperta. Ma per questi sei battistrada il vantaggio ormai è davvero minimo, appena 25 secondi sul gruppo. Infatti quando siamo già intorno al chilometro 110, quindi per il finale meno di 30 km oramai. Attenzione Mario, perché quelle nuvole in fondo là sullo sfondo non promettono nulla di bene per l'epilogo di questa tappa. Infatti i nuvoloni minacciosi che hanno sferzato i corridori nella parte esterna, diciamo, alla zona arrivo ad Adria, al centro storico di Adria, e questa è un'insidia maggiore calata sulla corsa. Intanto però il drappello mantiene ancora, seppur un esiguo margine, mantiene la testa quando ci si avvicina velocemente alla conclusione. C'è da sottolineare anche un altro aspetto, diciamo, molto importante, che la media si è andata a stabilizzare su valori davvero notevoli, sempre sopra ai 50 km orari. E infatti i sei battistrada sono davvero tenaci, perché nonostante il loro vantaggio sia ormai minimo sul gruppo, non demordono. Dovranno faticare fino all'ultimo gli inseguitori se vorranno riportarsi sulla ruota di questi sei attaccanti, che lo ricordiamo sono evasi nel drappello dei 17 sin dai primissimi chilometri di corsa, e questa volta a portarsi in testa al gruppo sono le maglie della Trevigiani Energia Pura Marchiol. La formazione trevigiana, che ci tiene a fare decisamente bene in questo contesto, in questo giro del Veneto, ma ci sono anche le formazioni comprimarie che danno il proprio contributo.
c'è proprio questa fase adesso che volge al recupero, al rimescolamento, si avvicina il gruppo, tutto ritorna a ranghi compatti, intanto però si avvicina sempre più anche il traguardo. Siamo a 10 km dal traguardo, il gruppo è compatto, i giochi si riaprono e a rilanciare l'azione sono Matteo Zurlo della Trevigiani, insieme con lui Simone Lucca della Solme Olmo. Curiosa questa azione perché comprende il vincitore di 2 anni fa del Giro del Veneto, Matteo Zurlo, e il fratello dell'ultima edizione corsa, quella dell'anno scorso, Simone Lucca, appunto fratello di Riccardo, che si era aggiudicato la classifica finale. E a questo punto si invertono anche i giochi, perché in fuga troviamo la Solme Olmo e la Trevigiani, e ad inseguire sono le maglie della Zalfa con Michael Zecchin, che prima faceva parte della fuga, ora costretto a tirare. Intanto cartello dei 4 km al termine per i due battistrada, ma ormai il gruppo è davvero vicinissimo a questi due attaccanti. Infatti avevano pochissimi secondi da amministrare nel finalissimo, come dicevi, a 10 km dalla conclusione, brevissimi margini per i due di testa che sentono oramai il fiato sul collo, Simone Lucca e Matteo Zurlo, che ci provano, non cedono, però eccolo qua, il gruppo che piomba. Gruppo compatto all'ultimo chilometro, si entra velocissimi dall'ultima curva ed è volata, caro Mario. Volatona generale, spettacolare, emozionante, ed ecco qua, ci si affianca spalla a spalla, e chi vince? Davide Persico del Colpac davanti a Nicolas Jaramillo Gomez, e terzo posto Simone Buda di Solme Olmo. E per Davide Persico, oltre alla maglia azzurra della Dalpitec di vincitore di tappa, ci sarà anche la maglia ciclamino della classifica a punti della patrocinata da Rubega, mentre la maglia Veneto, rosso Veneto della SGM, rimane sulle spalle di Federico Biagini, leader della classifica generale. Intanto abbiamo visto il podio con i protagonisti, primo, secondo e terzo posto, Persico, Gomez e Buda, e fra poco anche le maglie che andranno a fasciare i leader della classifica. È stata una giornata intensa, da sottolineare però che ancora la Zalpe conserva la maglia rossa. Per loro anche la maglia bianca della Lames, che passa sulle spalle di Giovanni Zordan, mentre sulle spalle di Matteo Baseggio ci sono due maglie, quella gialla dei traguardi volanti della Clone e quella dell'Intergiro della carrozzeria Zanon. La maglia dei Gran Premi della Montagna ancora con 0 punti, visto che mancano ancora le salite, all'ucraino Kirilo Zarenko. Davide Persico in volata, volatone generale per la seconda tappa del Giro del Veneto. Era un po' nei pronostici, a dire la verità. Sì, oggi siamo andati davvero forte, abbiamo preso parecchio, anche parecchia pioggia sul finale, però sentivo di star bene. All'inizio è stata via una fuga che poi è stata ripresa appunto negli ultimi 15 km. Devo ringraziare anche i miei compagni che nel finale mi hanno tenuto nelle prime posizioni, poi ho fatto una bella volata e sono riuscito a vincere. Una impostazione di gara davvero tosta, perché la velocità è stato un denominatore comune. Difficile mantenere i ritmi? Sì, come ho detto, siamo partiti davvero forte, poi c'era parecchio vento e l'obiettivo era di stare davanti e di non prendere troppi rischi comunque per la pioggia, e diciamo che è andata bene. Soddisfazione immensa allora per te e la squadra? Sì, sicuramente sono soddisfatto e ci teniamo a far bene e sono contento. E con noi il sindaco di Crespino, Angela Zambelli, oggi presenzia a questa manifestazione importante per questo territorio e anche per il suo comune, che si colloca? Si colloca sostanzialmente a 15 minuti da Adria in direzione verso Ferrara, quindi medio Polesine sostanzialmente, è un paese piccolo, 1700 abitanti, un paese storicamente molto importante. Per noi è stata un'occasione bellissima, perché ha dato la possibilità proprio di entrare all'interno del circuito e della rete del ciclismo Veneto, una gara che tra l'altro proprio si connota per l'appartenenza, visto che è proprio tappa Veneto, e quindi per noi è stato meraviglioso. Le nostre scuole avevano organizzato uno striscione per salutare i ciclisti, ma nel momento del passaggio una bomba d'acqua ha reso difficile questo. Anche la sua amministrazione dunque apre allo sport, e in questo caso al ciclismo. Apre allo sport, apre al ciclismo come forme, diciamo, elevate di cultura e di senso di appartenenza e di promozione del territorio, perché lo sport diventa in questo modo per promuovere la cultura dei nostri territori, facendoli conoscere e rendendo evidente che ogni territorio fa parte di tappe
tappe della regione Veneto insieme costituiscono un insieme grande e lo sport ci aiuta a questo. Merito, cultura, collaborazione e solidarietà, i grandi meriti dello sport, e quindi noi ci siamo sempre. Federico Biagini, Zalf, Euromobile Desirée Fior conserva la maglia al termine della seconda tappa. Quanto è stata dura però? Avevamo detto prima della partenza che probabilmente era una tappa transitoria. È stato tutt'altro, e io quasi pronti via sono andato in fuga, nella fuga di una ventina di atleti, e c'era tantissimo vento e poi abbiamo imbeccato anche tanta acqua, alla fine siamo stati ripresi a più o meno 40 dall'arrivo perché non c'era più accordo in fuga, peccato perché avevamo preso anche un buon vantaggio per poter far comodo in classifica generale. Però è andata così, siamo andati in volata, mi sono ritrovato a fare la volata e ho colto una top 10 anche oggi, e le segnalazioni sono buone, quindi penso e spero di portare la maglia fino alla fine. Ti hanno attaccato un po' da tutte le parti, però di la verità. Sicuramente essendo in fuga con questa maglia è stato un po' più difficile, perché sicuramente le squadre che erano rimaste fuori avevano degli uomini che puntano alla classifica generale. Hanno provato in tutti i modi a ricucire il gap e sono riusciti purtroppo, e speriamo che nel caso vada diversamente nelle prossime tappe. Aspettons, il corridoio.